Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi parliamo di turismo, un settore che, come tutti sappiamo, ha pagato purtroppo e continua a pagare le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19, ma oggi dobbiamo guardare in maniera positiva al futuro. Per quanto riguarda il nostro paese, ricordiamo che il turismo rappresenta un peso economico non indifferente, perché il settore turistico costituisce oltre il 13% del PIL italiano, occupando nel settore circa 4,2 milioni di lavoratori. Nostro ospite, con piacere, di nuovo ad OK Italia Parliamone. Per parlare di turismo abbiamo il presidente di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci. Ben arrivato, Palmucci. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi rinvitato alla vostra trasmissione. Palmucci, sappiamo che oggi è impegnato al TTG Travel Experience 2020, il marketplace del turismo in Italia di Rimini, dove si svolgeranno molti convegni e speech sul mondo del turismo organizzati oppure coordinati dall'ente che lei presiede. ENIT, durante questi 2 giorni di Rimini, apre virtualmente anche le porte del proprio archivio storico con un'esposizione virtuale che, ricordiamo, per la prima volta collega un archivio ad uno spazio espositivo digitale in 3D senza la collocazione fisica di una mostra. L'obiettivo che vi siete dati è quello di incontrare in modo diffuso il grande pubblico per raccontare il lavoro svolto dall'ente nella costruzione dell'immagine del paese in modo digitale e interattivo. Palmucci, questa esperienza virtuale può diventare realmente uno strumento per promuovere l'Italia, che ricordiamo poi essere la mission fondamentale dell'ENIT? Ecco, guardi, sicuramente noi avevamo pensato inizialmente ad una mostra itinerante, perché era legata anche al centenario di ENIT, che è stato festeggiato a fine 2019. Avevamo quindi previsto di fare una mostra itinerante in maniera tale da portarlo nei principali paesi del mondo, dai quali provengono i turisti nel nostro paese, ma a causa Covid abbiamo quindi riflettuto e siamo riusciti quindi a realizzare questa mostra virtuale, una mostra virtuale che tra l'altro è stata presentata proprio settimana scorsa con un'introduzione da parte di Alberto Angela, nella quale poter quindi far scoprire quella che è la ricchezza dell'archivio storico di ENIT, quindi più di 100 anni di storia, tra questi magnifici manifesti che sono stati realizzati nel corso dei decenni da grandi artisti, grandi grafici, e soprattutto anche mostrare quelli che sono dei documenti storici che raccontano quelli che sono 100 anni di turismo in Italia. E quindi noi pensiamo che attraverso questa mostra virtuale sarà possibile raggiungere in tutti i paesi del mondo il potenziale turista o il turista che già è fedele e torna nel nostro paese, e soprattutto che diventi anche uno strumento che possa essere utilizzato anche nelle scuole per poter raccontare quello che è il turismo e quello che è stato il turismo a partire dalla fine della prima guerra mondiale. Ecco, vedo alle sue spalle, se non sbaglio, mi pare proprio la locandina di promozione di questa mostra di cui stiamo parlando, giusto? Assolutamente sì, sono alcune immagini, alcuni manifesti, e sinceramente quando ci si collega si vede proprio quanta ricchezza e quanto nei decenni era stato anche anticipatore di quelle che sono la promozione dei turismi e della ricchezza di turismo che il nostro paese può offrire. Ecco, Palmucci, c'è un altro appuntamento molto importante che voi state vivendo in questo periodo, in questo mese di ottobre, perché ricordiamo che l'Ente Nazionale del Turismo quest'anno è partner del Giro d'Italia, oltre anche del Giro E, con una massiccia campagna per promuovere il turismo in tutta Italia. Il ciclismo quindi utilizzato per raccontare al mondo l'Italia e la sua bellezza. Ricordiamo che il Giro d'Italia è visto con attenzione in tutti i paesi del mondo, e quindi 20 tappe per 20 partecipanti, perché leggevo che la squadra ENIT è composta da giornalisti, influencer, blogger, instagrammer e operatori turistici che sono stati selezionati con cura dalle 28 sedi estere di ENIT in tutto il mondo. Palmucci, le chiedo, questa iniziativa vuole rilanciare veramente un nuovo modo di fare turismo, ovvero il turismo sostenibile? Beh, già noi, anche gli anni scorsi, già da 2 anni eravamo partner del Giro E, quindi nei bike, ma visto la situazione derivante dal Covid, praticamente l'unico evento importante conosciuto in tutto il mondo che fa scoprire anche quello che è il nostro paese è proprio il Giro d'Italia.
per cui abbiamo voluto partecipare in maniera attiva quindi a tutte le tappe del Giro, sapendo che appunto nell'attraversamento del nostro paese, oltre al fatto di godere di quello che è lo spirito agonistico del Giro d'Italia, è anche avere la possibilità di scoprire quelli che sono i territori nei quali il Giro attraversa. Per cui ieri, tra l'altro, è arrivato proprio qui a Rimini in occasione dell'apertura del TTG, abbiamo fatto anche la premiazione del vincitore della tappa e continuerà fino al 25 di ottobre per terminare a Milano. E io penso proprio che sia importante anche proprio per collegarlo a quello che è il bike tourism, che è uno di quegli elementi che noi abbiamo fin da pre-Covid stavamo promuovendo per un turismo slow, per un turismo non mordi e fuggi, per un turismo che ti permette di conoscere i nostri territori lentamente, con calma, e avendo quindi la possibilità di scoprire anche delle destinazioni meno note che magari con i mezzi di trasporto, quelli più veloci, si rischia di perdere. Possiamo definirlo anche un turismo esperienziale questo, Palmucci? Assolutamente, un turismo esperienziale e un'esperienza anche multisensoriale, perché molto spesso, ovviamente facendo bike tourism, si può anche godere di quelle che sono la ricchezza enogastronomica che il nostro paese offre. Ecco, un mese di ottobre ricco di tanti impegni, perché ricordiamo che lo scorso 7 ottobre avete presentato anche Valore Paese Italia, un progetto nazionale di promozione del turismo sostenibile connesso alla valorizzazione del patrimonio pubblico, che sappiamo essere veramente immenso, di immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico, che si propone soprattutto di aiutare allo sviluppo economico e sociale dei territori italiani grazie al partenariato tra pubblico e privato. Questa è un'iniziativa che avete condiviso con soggetti importanti, ricordiamo il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, Ferrovie dello Stato, la Fondazione Ferrovie dello Stato, Invitalia, l'Istituto per il Credito Sportivo, ANAS e ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiano, tutto questo fatto per recuperare e valorizzare quindi il patrimonio pubblico, coniugando turismo, cultura, ambiente e mobilità dolce. Ci può spiegare brevemente di cosa si tratta? Proprio con gli enti che lei ha indicato e poi soprattutto lavorando con l'Agenzia del Demanio, con Difesa Servizi e il nostro Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, abbiamo proprio lavorato sul fatto di valorizzare quelli che sono dei beni abbandonati o comunque che non sono dismessi da parte di questi enti, in maniera tale da creare o da sviluppare dei circuiti, degli itinerari, dei percorsi che possano quindi permettere di conoscere l'Italia meno conosciuta, meno nota, ma che ha così tanto da offrire, perché dico sempre i famosi 55 siti UNESCO, di cui più del 60% sono in comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. E quindi attraverso la valorizzazione di questi beni pubblici c'è la possibilità quindi di realizzare delle strutture che possano essere ricettive, di ristorazione o comunque culturali, ma che permettano quindi di creare, di dare un filo logico ad un percorso, ad un itinerario, a un viaggio, e con la collaborazione quindi pubblico-privato, che è la cosa più importante, che mostra quella che è il desiderio comune di voler non solo valorizzare il nostro paese, ma di voler promuovere quindi un turismo, i turismi che il nostro paese, ripeto, può offrire. Per cui attraverso Valore Paese Italia si potranno creare anche delle reti che collegheranno praticamente questi differenti beni riqualificati e ristrutturati in maniera tale appunto da poter promuovere un nuovo turismo, un turismo comunque assolutamente complementare con i turismi che vengono già proposti dal nostro paese. Ecco, Palmucci, finiamo in dolcezza. E perché dico questo? Perché l'Italia con Enit dal 12 ottobre ha griffato uno degli oggetti di culto e forse più amati da tutti gli italiani, la Nutella, con un'edizione speciale che è stata fatta a sostegno dell'amore per la penisola. Si chiama Ti Amo Italia, la nuova confezione in edizione limitata e da collezionare, che infonde veramente tutta la gioia di vivere e la positività grazie a delle immagini suggestive dell'Italia da gustare con il cucchiaino. Questo è il motto che avete lanciato. Palmucci, è un'idea brillante, ma io le chiedo come le è venuta. Ma devo dire che questa è fin dall'inizio, da quando sono diventato presidente dell'Enit, ho proprio lavorato per cercare di coinvolgere tutto quello che sono il Made in Italy, quindi il prodotto della,
enogastronomia, del design, della moda, dell'automotive, perché noi siamo, l'Italia è il paese nel quale questi prodotti vengono realizzati, e per cui unire quelli che sono le eccellenze del brand Made in Italy con quella che è il nostro territorio è un modo per rafforzare quella che è la promozione del turismo. E quindi devo dire che anche il dialogo che è iniziato proprio con Ferrero è un dialogo che ci porterà sicuramente ad altri esempi, ma è un bellissimo esempio perché attraverso queste 30 immagini di destinazioni famose italiane che sono presenti sulle etichette di questi barattoli e con un QR code attraverso il quale poter vedere poi in tridimensionale anche la destinazione, è sicuramente un modo per poter far conoscere le bellezze del nostro paese legate ad un prodotto del Made in Italy. E quindi io ritengo che da questo ci potranno essere altri esempi e ci potranno permettere quindi di guardare con maggior fiducia e ottimismo a quella che è la ripresa del turismo in Italia. Molto bene Palmucci, la ringraziamo per questa chiacchierata, la lasciamo al suo lavoro che sappiamo essere molto fitto di impegni durante questi 2 giorni di Rimini. Grazie ancora e in bocca al lupo per queste grandi iniziative che state realizzando come Ente Nazionale del Turismo. Grazie veramente. Grazie mille a voi e a presto. Arrivederci a tutti, grazie mille. Arrivederci.